cronaca giudiziaria, rilievi sismici a sua insaputa per il pubblico ministero non ci fu truffa, ma in due finiscono davanti al GIP del Tribunale di Sulmona, una vicenda ormai annosa. Sentiamo i particolari al nostro servizio. Il PM chiede l'archiviazione, ma il querelante si oppone. Nuovo capitolo della vicenda giudiziaria sullo scavo comunale non autorizzato. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio, ha fissato per il prossimo 11 aprile l'udienza relativa all'inchiesta sulla truffa aggravata dei fondi regionali della Protezione Civile, un filone che è scaturito dai rilievi sismici eseguiti sul terreno sbagliato. Sotto inchiesta sono finiti il geometra del comune e l'ingegnere dell'impresa aquilana. Per entrambi sostituto procuratore Edoardo Mariotti ha chiesto l'archiviazione, ritenendo che il fatto non sussiste per il difetto sia dell'induzione in errore dell'ente pubblico che dell'ingiusto profitto, poiché i contributi regionali sono stati diretti al comune di Sulmona, utilizzati per pagare la ditta. Di parere diverso il proprietario del terreno su cui furono eseguiti i rilievi senza autorizzazione. Per l'uomo, che con la denuncia aveva fatto scattare l'inchiesta, si sarebbe consumata la truffa, perché dopo aver colto sul fatto trivellatori, la regione Abruzzo aveva già erogato l'80% del contributo e l'averli interrotti non esclude l'avvenuta consumazione del reato. Sarà il GIP a decidere se accogliere la richiesta della procura, disporre nuove indagini o decidere per imputazione coatta. L'intera vicenda risale al 18 febbraio 2021, quando il legale rappresentante di un'azienda di ripristino ambientale si era recato nella sede legale per ritirare la corrispondenza. Aveva trovato il lucchetto completamente a terra e tagliato. Il cancello era aperto, all'interno vi erano due camion più soggetti intenti a trivellare il terreno utilizzando una macchina cingolata semovente, i quali dichiaravano di aver iniziato i lavori il giorno prima per conto di un'impresa di fossa disposti dal comune per eseguire indagini geotecniche mediante carotaggi finalizzate alla microzonazione sismica, operazione finanziata dalla Protezione Civile. Tuttavia nessuna indagine era stata autorizzata dal proprietario del terreno, da cui l'intervento dei carabinieri che avevano proceduto all'identificazione dei presenti. Per quella vicenda furono messi sotto inchiesta 5 persone, per 3 è stata chiesta l'archiviazione, mentre altri 2 si trovano sotto processo davanti al giudice di pace, poi il filone della truffa. E ancora la cronaca giudiziaria che ci porta in Alto Sangro: rubano champagne e superalcolici dal supermercato, in 2 finiscono sotto processo. Sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Rubano liquori superalcolici da supermercato, finiscono sotto processo. Protagonisti della vicenda giudiziaria sono 2 stranieri, entrambi sono comparsi ieri davanti al giudice monocratico del Tribunale di Sulmona, Concetta Buccini, per la prima udienza del processo che li vede sul banco degli imputati. La vicenda risale al 17 gennaio 2022. 3 persone quel giorno erano state sorprese a rubare diverse bottiglie di champagne, liquori, bevande alcoliche da gli scaffali di un supermercato di Castel di Sangro. Praticamente volevano brindare senza pagare. Si erano poi date alla fuga a bordo di un'auto parcheggiata all'esterno delle attività. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza collocate all'interno e all'esterno del punto vendita avevano consentito al personale e ai carabinieri della compagnia di Castel di Sangro di riconoscere 2 dei 3 che erano stati denunciati per furto aggravato dalla destrezza. I filmati sono stati acquisiti dal giudice che a giugno pronuncerà la sentenza. E ora la sanità con il reparto di otorino, laringoiatria dell'ospedale di Sulmona che diventa un centro di riferimento per la diagnosi. Questa mattina la consegna del dispositivo donato da Maico. Vediamo tutto nel nostro servizio. Una tecnologia fondamentale per la diagnosi delle patologie dell'equilibrio e audio vestibolari. Questa è la funzione del dispositivo donato questa mattina da Maico, dalla famiglia Menzietti, al reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Sulmona. Un dispositivo che offre ai professionisti un metodo affidabile per valutare le condizioni dell'equilibrio. A dare il benvenuto al VHIT sono stati questa mattina l'amministratore Menzietti, assieme ai medici del presidio ospedaliero di Sulmona, che ha illustrato le caratteristiche tecniche dello strumento che permette al reparto di diventare un centro di riferimento fondamentale per la cittadinanza. E la nostra azienda da sempre cerca di essere vicina al territorio, a cui è molto grata, perché da qui nascono le origini proprio di questa impresa ormai 66 anni fa. L'azienda è di famiglia, mio padre, l'Istituto Acustico Maico, e quindi possiamo dire che ha avuto tanto da questo
Abruzzo, dal nostro territorio. Ecco che queste occasioni sono preziose per restituire, per esprimere gratitudine e esprimere qualcosa, una vicinanza appunto a un ospedale così importante come quello di Sulmona, che è un punto di riferimento nel territorio per quello che è l'otorino laringoiatria. E quindi l'unione e la responsabilità sociale tra un'azienda e un'eccellenza del territorio come un reparto ospedaliero come questo sicuramente può produrre un risultato straordinario, che è la qualità della vita, una migliore qualità della vita degli assistiti. Questo strumento ci consentirà di fare in modo preciso una diagnosi di disturbo dell'equilibrio legato a una patologia vestibolare, insieme ad altri test come potenziali evocati vestibolari, insieme alla clinica chiaramente. E ci aiuterà moltissimo soprattutto in acuto, quando è importante fare una diagnosi differenziale tra patologia periferica, cioè dell'orecchio, e patologia centrale, cioè cerebrale. Si avvicina, questo strumento ci consente di fare una diagnosi che si avvicina al 96% a quella di una risonanza magnetica fatta nelle 48 ore, quindi abbiamo una specificità del 96% circa. E quindi è veramente un aiuto importante nella fase acuta e anche nella fase cronica, perché ci consente di fare una diagnosi di sede una volta che abbiamo capito che è un problema otorino-laringoiatrico a livello labirintico, insieme ai potenziali evocati vestibolari alla clinica. Questa apparecchiatura va a completare un già completo quadro di strumenti diagnostici. È ancora più sofisticata, insomma, la capacità di questo apparecchio di ricercare alcune alterazioni dell'equilibrio nel differenziare una diagnosi più corretta di questi problemi. Purtroppo in passato molto era lasciato a test, diciamo, clinici e all'esperienza dell'operatore. Avere l'obiettività di una strumentazione tecnologicamente avanzata sicuramente ci aiuta tantissimo. Un connubio tra privato e pubblico che secondo me dovrebbe essere sempre più incentivato, no? Perché ci sono opportunità che probabilmente il pubblico da solo non riesce a cogliere, per il semplice motivo che ci sono sempre poi difficoltà nel reperire budget o quant'altra cosa, per cui con il supporto del privato sicuramente si possono accelerare delle situazioni che poi possano permettere all'ente pubblico di migliorare la loro offerta. Beh, sicuramente la giornata di oggi è una giornata assolutamente positiva, perché la donazione da parte della famiglia Menzetti, che voglio ringraziare personalmente, rappresenta un passo avanti per il reparto, soprattutto per il reparto di Sulmona, ma direi per la UOC di Otorino Laringoiatra, che rappresenta veramente un punto di eccellenza del nostro territorio, della provincia dell'Aquila e della regione Abruzzo. Con questa donazione il nostro reparto si arricchisce sempre di più, ed è proprio questa la logica che ci porterà a lavorare nei prossimi 5 anni, perché dopo aver ottenuto il primo livello per l'ospedale di Sulmona, l'obiettivo adesso è quello di riempire di contenuti il nostro ospedale attraverso maggiori attrezzature all'avanguardia e sicuramente maggiore personale. Importante, perché sicuramente dà un valore aggiunto al reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Sulmona, che già è un ottimo reparto, e quindi questa donazione finisce il completamento sicuramente di un servizio che il reparto dà a tutti i cittadini. Ovviamente bisogna dire che sostenere il territorio vuol dire prendersi cura delle persone che ci abitano, e quindi noi ringraziamo davvero questa donazione, che è importantissima non solo per il reparto ma per l'intero territorio. A proposito di ospedale, la festa del papà si è celebrata anche nel centro trasfusionale con un dono per chi dona. In occasione della festa del papà, l'Avis di Sulmona rende un dolce omaggio a tutti i padri che hanno compiuto un atto di generosità straordinario, la donazione del sangue. Questi uomini, che ricoprono il ruolo di pilastri nelle loro famiglie, estendono il loro sostegno ben oltre i confini domestici, offrendo una parte di sé per salvare vite umane. Un pensiero affettuoso ai papà donatori, affermano il direttore del centro e il direttivo Avis Sulmona, che con il loro nobile gesto della donazione volontaria e gratuita dimostrano un senso di responsabilità sociale esemplare. La loro generosità non solo aiuta chi è in immediato bisogno, ma ispira anche una comunità intera a seguire il loro esempio. I donatori papà, con il loro altruismo, ricordano a tutti noi l'importanza della solidarietà e dell'aiuto reciproco. In un mondo che spesso sembra dimenticare il valore dell'empatia, questi padri ci mostrano che l'amore e la cura per gli
altri sono forze potenti che possono cambiare vite. L'Avis di Sulmona esprime quindi un caloroso ringraziamento a questi eroi quotidiani e augura loro e alle loro famiglie una festa del Papa serena e gioiosa. Grazie per aver reso il nostro mondo un posto migliore, concludono dalla direzione, e tanti auguri ai nostri donatori papà che continuano a sostenere chi ha bisogno con impegno e dedizione. Si chiama Alzati ti chiama, l'incontro di spiritualità che si è svolto nei giorni scorsi nella chiesa di San Francesco di Paola. Marco Malvestuto nel servizio. Un'atmosfera di profonda spiritualità ha pervaso la serata di domenica scorsa, 17 marzo, presso la parrocchia di San Francesco di Paola, dove si è tenuta la Lezio Divina guidata da Monsignor Michele Fusco, vescovo di Sulmona Valba. Il vescovo ha offerto una meditazione sul brano di Marco, ponendo l'accento sull'esortazione «Alzati ti chiama», simbolo dell'impegno che ogni cristiano è chiamato ad assumere nella propria esistenza. Riconoscere la salvezza e iniziare il cammino. Si gioca molto nel Vangelo su questo vedere o essere ciechi. Noi ci stiamo ormai preparando alla Settimana Santa, prossima, alla grande Settimana Santa, e dobbiamo guarire dalla cecità. Questo è l'invito. Purificare lo sguardo, perché gli eventi che stanno per accadere a Gerusalemme, di cui saremo partecipi, non ci scandalizzino, non siano per noi uno scandalo, paura, sgomento, ma con gli occhi del discepolo che vede con fede quanto è quello che Gesù ha fatto per noi. Questo potente messaggio ha rappresentato il cuore dell'evento, stimolando la partecipazione e l'interazione dei fedeli. Umberto Colarossi, presidente parrocchiale, ha introdotto la serata evidenziando l'importanza dell'azione cattolica come fulcro di incontro, formazione e accoglienza all'interno della comunità parrocchiale. La sessione si è conclusa con un momento di condivisione durante il quale il vescovo ha incoraggiato i partecipanti a condividere le loro riflessioni, dando vita a uno scambio aperto e arricchente. L'incontro si è concluso con la tradizionale benedizione e un canto mariano che hanno rafforzato il senso di devozione e unità tra i presenti. La comunità ha manifestato il desiderio di organizzare ulteriori momenti di preghiera e comunione. Incetta di medaglie nel campionato regionale di scherma per la Gymnasium Under 14. Incetta di medaglie per la Gymnasium Scherma Club di Sulmona, che ieri ha visto i suoi atleti partecipare al campionato regionale Under 14 a Pescara. Nella categoria bambine, la prima classificata è stata Chiara Carnevale. Tra le giovanissime si è imposta Anna Bolognesi, mentre nella categoria ragazze, prima classificata Caterina Scambini, secondo posto per Letizia Colasante e terzo per Gaia Civitareale. Sono andati bene anche i maschietti. Nella categoria ragazzi portiamo a casa il terzo posto di Emanuele Provaroni, mentre tra gli allievi, secondo posto per Paolo Di Rocco, che si allena da soli 3 mesi, e primo classificato tra i giovanissimi Alessandro Colasante. Grande soddisfazione per il presidente della società sportiva sumonese Quintino Moca e per gli istruttori Maurizio Consorte e Francesco Di Meo, che negli anni hanno visto crescere numerosi atleti, fra cui alcuni finiti anche in nazionale. Ricordiamo infatti la sumonese Emanuela Spica, oggi atleta per le Fiamme Gialle, Linda e Alessandro Moca, Salvatore Di Paolo ed Eleonora Colella. Attualmente invece nella serie A2 nazionale abbiamo Filippo Calò, Leonardo Di Meo, Giada Scudieri, Ludovica Bucciferri e Ilaria Calò. E ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Decolle il progetto di case a 1 euro a Pratola Peligna. Oggi 2 svedesi hanno aderito all'iniziativa. Salgono a 22 le case acquistate. 6 atti infatti sono previsti per il prossimo aprile. L'obiettivo è quello di rilanciare e recuperare il borgo medievale della cittadina, restituire al centro storico un aspetto decoroso. Dal 2021 ad oggi sono stati 16 gli atti sottoscritti dal comune e altri 6 saranno siglati il prossimo mese, a firma del sindaco Antonella Di Nino e dell'assessore comunale Paolo Di Bacco, che
Cognoli, iniziativa per il recupero del disabitato. Il comune aveva chiamato a raccolta i proprietari delle abitazioni che sono state messe a disposizione per l'acquisizione. Non appena un acquirente mostra interesse per una delle case disponibili, ha 2 mesi di tempo per sottoscrivere il contratto, poi ulteriori 6 mesi per la presentazione del progetto di riqualificazione che dovrà essere realizzato entro 4 anni. Tra gli acquirenti c'è anche una danese e una donna argentina. L'acquirente interessato non deve fare altro che presentare la propria proposta per fare in modo che l'abitazione venga tolta dalla vendita e avviare l'iter per l'acquisto. Grazie ai tanti incentivi statali attualmente in vigore, gli acquirenti riescono a rimetterle a nuovo con poche migliaia di euro, avere una casa in centro completamente ristrutturata. www.onda.tv, i nostri riferimenti per seguirci in tempo reale come ogni martedì. Subito dopo di noi l'aforisma del giorno a cura di Carlo Di Ruscio. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito, una buona serata.